L'imposizione fiscale. Oggi parleremo di tasse. Durante l'ultima puntata abbiamo affrontato la critica principale alla possibilità per lo Stato di stampare moneta anche in luogo della tassazione, anche in luogo della tassazione, ossia, se vi ricordate, i rischi di natura inflattiva. Cerchiamo di affrontare adesso anche le ulteriori critiche, almeno le più significative, alla possibilità per lo Stato di stampare moneta. Si sostiene che se la moneta non serve a pagare le tasse, non si vede perché i cittadini dovrebbero avere dei pezzi di carta con su scritto una cifra. Tali pezzi di carta, si argomenta, hanno una legittimità proprio perché il governo vuole che le tasse siano pagate con quei pezzi di carta e se crolla questo, crolla tutto. Vediamo cosa crolla. Intanto i cittadini non vogliono i pezzi di carta al fine di pagare le tasse. Questa è una esigenza del governo, non dei cittadini. I cittadini vogliono dei pezzi di carta per scambiarsi beni e servizi, lavoro, generi alimentari e ogni altro bene o servizio. Se poi lo Stato esige di essere pagato per i servizi che offre, allora è chiaro che i cittadini hanno bisogno di pezzi di carta da dare allo Stato. Ma questa, sotto il profilo logico, è una opzione iniziale, non una conseguenza necessaria, per cui lo Stato rimane libero di adottare un'altra opzione iniziale, stampando moneta per pagare tali servizi. Quindi non si può considerare come premessa la necessità della tassazione, quando essa invece dovrebbe discendere come conseguenza al termine di un ragionamento logico. Quindi il bisogno di avere pezzi di carta per pagare lo Stato nasce dallo Stato e quindi dalla opzione iniziale da esso adottata e non dai cittadini. Il fatto che lo Stato voglia essere pagato solo da pezzi di carta di un certo tipo, la moneta per questo definita a corso forzoso, qualifica un particolare tipo di versamento, ossia quello dei cittadini verso lo Stato, come versamento a titolo di tassazione, ma nulla di più. In altri termini, se lo Stato esige di essere pagato in una certa moneta, i cittadini sapranno che al loro creditore statale dovranno versare quel tipo di moneta. Altri creditori possono richiedere di essere pagati in altro modo, anche con una moneta diversa, poiché non esiste solo il rapporto tra il cittadino e lo Stato e, si presume, i cittadini tra di loro sono liberi di organizzare gli scambi come meglio credono, ovviamente nei limiti del lecito, senza che lo Stato prescriva loro come fare, ovvero che moneta usare. Infatti, lo Stato può, e questo fa, definire quale tipo di pagamento si intende liberatorio per il debitore, ma non può imporre che i pagamenti tra privati vengano effettuati necessariamente in un certo modo, perché il venditore, il futuro creditore, non è obbligato a vendere, come allo stesso modo lo Stato non può imporre di vestirsi tutti solo con un maglione rosso. Quindi, come visto, sotto questo profilo, ossia quello per cui è opportuna la tassazione perché la moneta a corso forzoso serve a pagare le tasse, ma perché devo pagare le tasse? Come dire, è opportuno fumare perché la nicotina va nei polmoni, ma perché deve andare nei polmoni? Quindi sotto questo profilo crolla ben poco. Anzi, tecnicamente, tale affermazione è una mera tautologia. Come dire, perché devo fare questo? Perché sì. In base ad un'altra argomentazione, si sostiene che il cittadino che paga le tasse vuole un qualche riferimento tra le tasse che paga e i servizi che ottiene. Per cui se fosse abolita la tassazione e lo Stato pagasse tutti i servizi stampando moneta, si potrebbe fare, ma si verificherebbe un problema fenomenale, poiché verrebbe meno il legame tra il servizio che si ottiene ed il contributo che si versa e, ancora più importante, cadrebbe la possibilità costituzionalmente prevista di redistribuire reddito. Ora, intanto prendiamo atto che in base a tale impostazione si potrebbe fare, e non è ammissione di poco, non è ammissione di poco conto. Come vedete, un passo alla volta e si fa sempre più strada. Certo,
Cercheremo quindi di capire quale sarebbe il problema fenomenale. I cittadini vogliono avere servizi o pagare le tasse? Sarebbe forse scontento il cittadino di avere servizi senza pagare le tasse? Se i cittadini vogliono avere servizi, significa che ancora una volta le tasse rispondono ad una finalità statale, poiché si suppone che esse siano lo strumento più idoneo per erogare servizi al cittadino. Ancora una volta, questa è una supposizione, un presupposto, non una dimostrazione logica. Il cittadino, infatti, vuole un riferimento tra i servizi erogati dallo Stato e i contributi che versa solo se è costretto a versare tali contributi, per cui se non li versa non richiede alcun riferimento. Ma tale versamento, quindi, è una opzione preliminare, una premessa, non una conseguenza necessaria. Quindi, questo ragionamento confonde ancora una volta le cause con le conseguenze. Se bisogna dimostrare la necessità o l'opportunità della tassazione, essa non può essere la premessa o ipotesi di partenza. Senza tassazione, questa è l'altra osservazione, l'altra contestazione. Senza tassazione, come fare la redistribuzione? Consultando un vocabolario, per esempio lo Zingarelli, edizione Zanichelli 2005, pagina 1522, redistribuzione significa modificazione della distribuzione dei redditi e della ricchezza tra le varie classi sociali. E chi ha detto che per agevolare alcune classi sociali bisogna penalizzarne altre? È necessario penalizzarne altre a fini redistributivi solo se non si vuole stampare moneta. Ma ancora una volta, questa è una opzione preliminare e non una conseguenza necessaria. Infatti, c'è bisogno di redistribuire solo sul presupposto che non si può aggiungere più nulla mediante la stampa di moneta. Ma questo presupposto è una mera opzione. Analogamente, la finalità perseguita dalla redistribuzione di allocazione del costo dei servizi statali in modo equo tra i cittadini nasce dal presupposto opzionale che tali servizi debbano avere un costo per i cittadini. Nessuno impone che i servizi pubblici abbiano un costo per i cittadini, poiché lo Stato è libero di finanziarli stampando moneta. Infine, si sostiene, ciò che sarebbe veramente utile non è stampare banconote e regalarle in giro, ma invece creare posti di lavoro. Corretto. Ma se si stampano banconote e si distribuiscono tra i cittadini, a titolo per esempio di reddito di cittadinanza, di credito sociale, incentivi economici o le formule che più vi aggradano, i cittadini, magari dopo essersene tenuti un po', che faranno? Ci giocheranno a carte o faranno acquisti? E se faranno acquisti, magari dopo aver giocato un po' a carte, gli operatori economici venderanno di più o di meno? E se venderanno di più, avranno bisogno di più forza lavoro o di meno forza lavoro? Quando la Modern Money Theory suggerisce, riecheggiando le teorie keynesiane, come vedremo in seguito, in una situazione di non piena occupazione, l'opportunità di un intervento statale, magari in settori di pubblica utilità, quindi non in concorrenza con i privati, anche mediante la stampa di nuova moneta, al fine di incrementare il lavoro, in sostanza, cosa sta facendo? Non sta forse trovando un modo per far arrivare denaro ai cittadini affinché questi spendano tale denaro? E allora? E poi, le tasse concretamente servono a pagare i servizi ai cittadini o gli interessi sul debito pubblico e quindi i creditori dello Stato? A riguardo, è significativo osservare che il sedicesimo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, quello che attribuisce al Congresso il potere di raccogliere la tassa sul debito, venne promulgato nel 1913 unitamente al Federal Reserve Act, la legge che istituì la Federal Reserve, ossia la banca centrale statunitense, la banca centrale nata per ultima in Occidente, e vedremo che non è un caso, non è affatto un caso, dato quello che era successo nelle colonie americane, con le seguenti forti istanze dei coloni americani, ma anche degli stessi mercanti inglesi. La Federal Reserve è il soggetto che avrebbe dovuto vendere le banconote statali allo Stato indebitandolo, come ci ricorda Marco Saba nella sua opera Bankstein, Nexus Edizioni, pagine 68-69. Se le tasse servono essenzialmente per pagare gli interessi sul debito pubblico, lo Stato, anno per anno, avrà bisogno di altro debito pubblico. Non a caso, come nota Nando Joppolo, al sito internet www.circolodeglisciplini.org, sezione archivio, si predispongono manovre finanziarie correttive quando la tassazione relativa all'avanzo primario dello Stato non copre integralmente l'ammontare degli interessi sul debito pubblico. Quindi, in sostanza, servono altre tasse
quando le precedenti sono divenute insufficienti per pagare i creditori statali. Ma se lo Stato non si indebita, non deve pagare gli interessi sul debito pubblico, ossia non deve pagare i creditori pubblici, e può liberamente usare la moneta di sua coniazione per pagare i servizi resi ai cittadini, non avendo bisogno della loro moneta, ossia non avendo bisogno delle tasse, poiché non ci sono creditori da pagare. Quindi, quando vi è piena sovranità monetaria, tecnicamente non si configurano le fattispecie del deficit e del debito pubblico. Perché? Perché lo Stato stampa e paga, come insegna la Banca d'Italia sul suo sito internet alla voce Signor Arancio. Moneta dei cittadini che non viene richiesta ma pretesa a titolo appunto di tassazione è, a ben vedere, quando lo Stato si appropria di un bene altrui, indipendentemente dalla volontà di questi, si parla di esproprio, il quale viene ritenuto legittimo se supportato da pubblica utilità. Sussiste in questo caso la pubblica utilità? Lo Stato non ha proprio alcuna alternativa al prelievo forzoso di moneta dei cittadini? Se non si riconosce la pubblica utilità, poiché lo Stato può perseguire le proprie finalità senza vessare, ossia senza impoverire i cittadini, allora vi rischio di ricadere nella illegittimità. Ed uno Stato che adottasse una condotta illegittima sarebbe uno Stato ben strano, poiché è proprio lui che fa le leggi e quindi stabilisce cosa è legittimo e cosa no. Per cui sarebbe curioso se perseguisse la illegittimità altrui, sfoggiando bellamente la propria. Poiché tutta la moneta di cui lo Stato ha bisogno viene procurata mediante indebitamento, ossia onerosamente, al cittadino viene imposto di pagare allo Stato, a titolo di imposizione fiscale, ciò che lo Stato è tenuto a pagare in conseguenza di tale indebitamento. Quindi, sostanzialmente, il cittadino paga il conto aperto dallo Stato nei confronti di chi gli fornisce la moneta. Ne consegue che svanisce la funzione di corrispettivo tra l'imposta versata dal cittadino e i servizi resi dallo Stato. Tradizionalmente, infatti, il pagamento della tassa era la manifestazione del pagamento da parte del cittadino del corrispondente servizio reso dallo Stato, mentre il pagamento dell'imposta era la manifestazione del pagamento da parte del cittadino non di uno specifico servizio, bensì del complesso dei servizi e delle funzioni rese dallo Stato in via generale ed indistinta a tutti i cittadini. Per cui i tributi, tasse o imposte che fossero, erano in ogni caso ancorati alla concreta ed effettiva erogazione di servizi da parte dello Stato. Tali servizi, quindi, rappresentano direttamente per la tassa ed indirettamente per l'imposta la contropartita, il corrispettivo, che lo Stato offre in relazione alla pretesa dell'imposizione fiscale. Ora, quando tale imposizione non è destinata direttamente o indirettamente alla erogazione di servizi o funzioni pubbliche, definite proprio per questo di pubblica utilità, ma al servizio del debito, viene meno questa contropartita da parte dello Stato, ossia viene meno il corrispettivo che il cittadino può legittimamente attendersi a seguito del pagamento forzoso dei tributi su di lui gravanti. Venendo meno tale rapporto, tecnicamente definito sinallagma, tra prestazione del cittadino e prestazione dello Stato, decade l'asserita legittimità dell'imposizione fiscale. Ripetiamo, venendo meno tale rapporto, tecnicamente definito sinallagma, tra prestazione del cittadino e prestazione dello Stato, decade l'asserita legittimità dell'imposizione fiscale. Infatti, la scomparsa della pubblica utilità priva l'imposizione fiscale, che è tecnicamente un esproprio, del suo fondamento giuridico, per cui l'esproprio rappresentato dall'imposizione fiscale non è più legittimato dalla presenza della dovuta pubblica utilità. Ne consegue che, venuta meno la pubblica utilità e quindi il limite alla finalità di tale imposizione, lo Stato, più precisamente il governo, non ha più freni e può sentirsi libero di prelevare tutto ciò che ritiene di dover prelevare o che è in qualche modo costretto a prelevare, non ritenendo più necessaria la legittimità di tale esproprio. Senza pubblica utilità, la conseguenza è ben determinata, l'arbitrio. Per approfondimenti vi consiglio Giacinto Auriti, l'ordinamento internazionale del sistema monetario, Solfanelli, 2013, pagine 67 e seguenti, capitolo 3, principi e orientamenti per una riforma del sistema monetario, paragrafo il diritto tributario uniforme come strumento del sistema monetario internazionale. Nel del resto si potrebbe legittimamente sostenere che la tassazione è una funzione squisitamente monetaria, tesa a drenare la moneta asseritamente in eccesso. Infatti, poiché la moneta in circolazione è quasi integralmente di derivazione bancaria,
ossia moneta che viene creata dalle banche commerciali al momento della erogazione di un prestito, come ci ha spiegato molto chiaramente la Banca d'Inghilterra, e poiché tale quantità di moneta assume proporzioni monumentali, per le quali è difficoltosa anche una mera stima, una tassazione in grado di drenare la moneta asseritamente in eccesso dovrebbe essere anch'essa monumentale, ben più di quanto già non sia. Ma, potete obiettare, questa soluzione non sembra per nulla ortodossa. Sembra innanzitutto priva di supporto dottrinario. Vi accontentate di un premio Nobel per l'economia? Maurice Allais, uno degli elementi più brillanti ed eclettici del nostro tempo, il quale, nonostante i titoli accademici e la chiara fama internazionale, ha dovuto pubblicare molte delle sue opere come editore di se stesso, poiché le case editrici cui si è rivolto non hanno inteso farlo, e credo che ciò sia significativo. Riportato in Maurizio Blondet, Schiavi delle Banche, FDF Edizioni. Non vi accontentate? Volete anche il parere di un addetto ai lavori? Testualmente, poi vi dico di chi si tratta. Testualmente. Grazie al controllo sulla banca centrale e ad una moneta inconvertibile, ossia allo scoperto, quindi senza copertura aurea, senza necessità di una riserva, uno Stato sovrano è finalmente libero da ogni problema di denaro e non ha più bisogno di imporre tributi allo scopo di rifornirsi di soldi. Bernsley Rumble, presidente della Federal Reserve Bank di New York, in Taxes for Revenue are Obsolete. Taxes for Revenue are Obsolete. La tassazione è divenuta obsolete. Pubblicato su American Affairs, gennaio 1946. Riportato da Edward Griffin, The Creature for Jekyll Island. Ripetiamo per chi non avesse ben inteso. Grazie al controllo sulla banca centrale e ad una moneta inconvertibile, ossia allo scoperto, quindi senza copertura aurea, senza necessità di una riserva, uno Stato sovrano è finalmente libero da ogni problema di denaro e non ha più bisogno di imporre tributi allo scopo di rifornirsi di soldi. Parola della Federal Reserve Bank di New York. Posso riportarvi anche la seguente osservazione, ancora una volta vi riporto in coda l'autore, testualmente. Nel momento in cui il denaro viene concepito come il certificato del lavoro compiuto, le tasse risultano un'anomalia, in quanto sarebbe semplicissimo emettere certificati di lavoro compiuto per lo Stato senza faticarsi inutilmente per recuperare il certificato in circolazione. Ezra Pound, l'ABC dell'economia, Universale Bollati Boringhieri. Ma allora, se le tasse non servono allo Stato sovrano per rifornirsi di soldi, né come visto per finalità redistributive e tantomeno per finalità monetarie, a che servono? Cercheremo di dare una risposta a questa domanda durante la prossima puntata. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno scritto nella chat della precedente puntata, si tratta veramente di tante persone che hanno animato un vivace dibattito, in particolar modo ha partecipato anche il mio collega di rubrica Daniele Pace, che ringrazio per la sua estrema cortesia, e ritengo anche opportuno e doveroso segnalare che a mio giudizio Daniele Pace è uno dei ricercatori indipendenti più qualificati, oggi attivi, più scrupolosi e più validi. Tra l'altro, Daniele Pace pubblica sul gruppo di lavoro che ho costituito su Facebook, intitolato Amici di Shylock, per cui per chiunque fosse interessato, invito a dare uno sguardo agli articoli pubblicati su questo gruppo di lavoro, ripeto, si chiama Amici di Shylock, dove troverete anche approfondimenti in relazione agli argomenti trattati da questa rubrica. E ulteriori approfondimenti invece li potrete trovare anche sul mio libro pubblicato da Sovere Edizioni, che si chiama, intitolato Alchemy, moneta, valore e rapporto tra le parti. E posso anche dirvi che buona parte dei risultati delle indagini e delle ricerche che ho condotto nel mio libro hanno trovato un'applicazione pratica nella piattaforma per monete locali complementari PecuSwap, reperibile al sito internet www.pecuswap.com. Durante la prossima puntata, ripeto, cercheremo di dare una risposta alla domanda: a che servono le tasse? A venerdì prossimo. Ciao.